La scoperta di una regione e dei suoi protagonisti, nel silenzio dei borghi di montagna e di mare. Per seguire le orme di antiche civiltà e lasciarsi ammaliare dai tanti luoghi che trasformano in poesia la bellezza del Lazio. Seicentomila anni fa, il ribollire di un'area vulcanica. Oggi, un bacino profondo 160 metri. Sul lago di Bracciano, il castello appartiene agli Odescalchi dalla fine del Seicento. Prima di loro, gli Orsini avevano trasformato la fortezza medievale in una lussuosa residenza. Qui si celebrarono tanto grandi ricevimenti quanto assedi e saccheggi. Attorno al castello è ruotata la storia stessa del borgo. Nel Cinquecento, l'area di influenza degli Orsini comprendeva anche il territorio di Anguillara Sabazia. Il nome Anguillara non deriva dalla presenza di anguille, ma dall'angolo che forma la penisola su cui si adagia il nucleo antico. Quest'area fertile estesa a nord di Roma, solcata da fiumi, dal Tevere e dai suoi affluenti, rivela scenari legati alla natura vulcanica del territorio viterbese, con gole e altopiani di tufo come quello che accoglie Civita Castellana. Fu Alessandro VI di Borgia a volere la rocca alla fine del Quattrocento. Il castello sorse su fortificazioni medievali che mille anni fa proteggevano il nucleo storico del borgo. Di origine spagnola e trasferitisi a Roma nel 400, fino al XVI secolo i Borgia furono una delle famiglie più influenti d'Italia. Il loro potere si estendeva anche alla vicina Nepi. Sul paese di origine etrusca, circondato da mura, svetta la cupola ottocentesca del Duomo, una chiesa che fu riedificata più volte fin dall'età paleocristiana. Il possedimento feudale di Nepi passò dai Borgia ai Farnese, famiglie entrambe legate allo stato della Chiesa. Per affermare il proprio prestigio sul territorio, i Farnese lo costellarono di ville e scelsero Caprarola per la più lussuosa. Di forma pentagonale, il palazzo unisce le due anime della residenza nobiliare e della fortezza. La scala regia sale elicoidale al piano nobile, immersa in un tripudio di affreschi tanto sulla cupola e la sormonta, quanto sulle pareti dei cinque piani dell'edificio. Thank you.
All'ultimo piano erano destinati gli ambienti più lussuosi, di rappresentanza, come la Sala dei Fasti, che celebra con gli affreschi le glorie dei Farnese. Tra le stanze con funzione pubblica si trova anche l'anticamera dedicata al Concilio di Trento, che Papa Paolo III, al secolo Alessandro Farnese, convocò nel 1545. Il Palazzo Farnese di Caprarola vide avvicendarsi diversi artisti, come Giacomo Zanguidi, detto il Bertoia. È opera sua la Sala degli Angeli, mentre è rimasto sconosciuto il nome di chi terminò il soffitto affrescato della Sala delle Carte Geografiche. Ma i fasti non si limitavano alle sale affacciate sul cortile circolare entro i confini dell'edificio. Tutto intorno, al di là del borgo di Caprarola e del palazzo, si distendono i giardini estivi e invernali dei Farnese. Aiuole fiorite, ombrosi viali alberati ed eleganti sculture facevano da sfondo al dolce far niente dei nobili e dei loro ospiti. Non lontano da Caprarola, del Ducato dei Farnese, faceva parte anche il lago di Vico. Lo Specchio d'Acqua, un ex cratere vulcanico formatosi 100.000 anni fa, è oggi al centro di una riserva naturale. Ma al tempo dei Farnese, nel Cinquecento, era la forza motrice di quei mulini e laboratori che fecero la fortuna economica di Ronciglione. Le case medievali e rinascimentali circondano il Duomo barocco e il suo campanile settecentesco, eretti quando ormai Ronciglione era tornata sotto il dominio dello Stato della Chiesa. Ma la storia del territorio rivela tutto il suo fascino anche in tempi molto precedenti rispetto ai segni lasciati dalle grandi casate nobiliari. È una storia lontana e ancora piena di misteri. È la storia della civiltà etrusca che, prima dei Romani, prosperò qui con le sue città. Sutri era per i Romani la soglia dell'Etruria. Qui, il grande anfiteatro scavato nella pietra di tufo sta a pochi passi dal borgo medievale Cinto da Mura, sulle quali si innalza il campanile del Duomo romanico. L'Etruria occupava gran parte dell'odierno Lazio settentrionale, oltre alla Toscana e all'Umbria. Una delle città più importanti della Lega Etrusca era Cerveteri. Dopo la conquista romana e le distruzioni saracene, trovò una rinascita nel Medioevo, mentre le tracce più evidenti dell'antichità rimangono fuori dal centro abitato, nelle necropoli. Tracce che restano vive in quelle città dei morti che gli Etruschi progettarono con tombe a tumulo di forma circolare scavate nel tufo.
I cimiteri etruschi erano concepiti come città, con le loro vie lungo le quali si disponevano le sepolture che accoglievano non soltanto i defunti, ma anche gli oggetti che dovevano accompagnarli nell'aldilà. Solo a Cerveteri se ne contano a migliaia, su una superficie di oltre 400 ettari. Il viaggio sulle orme degli Etruschi si spinge verso il mare, la principale fonte di commercio e potere che fece grande questa antica civiltà. Lungo la costa bassa e sabbiosa del Lazio si incontrano tanto i segni del Medioevo, come il castello di Santa Severa costruito 1000 anni fa, quanto quelli che il boom turistico degli anni 50 e 60 ha lasciato sul litorale. L'erede del porto che l'imperatore Traiano volle nel 106 è oggi uno dei maggiori scali turistici del Tirreno. A Civitavecchia, Michelangelo concluse la costruzione del forte, mentre alle spalle della città torna a dominare la storia più antica, con i resti delle terme taurine che accolsero il tempo libero degli imperatori romani. Alle spalle del litorale, i monti della Tolfa incorniciano il territorio. La catena dell'Anti-Appennino laziale si innalza fra i 300 e i 600 metri, disegnando il paesaggio collinare della Tuscia viterbese che si colora del verde dei boschi e dei toni caldi dell'agricoltura. Su un pianoro tufaceo si sviluppò dall'alto Medioevo la città di Tarquinia. Tratti di mura circondano ancora il nucleo antico, con capolavori romanici come la chiesa di Santa Maria di Castello. La torre più alta della città si innalza non lontano dalle tante altre torri medievali che disegnano ancora il profilo urbano. Si narra che in passato ce ne fosse un centinaio, quasi a gareggiare con i campanili come quello di San Francesco che svetta nel quartiere medievale. Ma Tarquinia aveva già avuto un antico periodo di splendore. L'insediamento etrusco si trovava nella zona accanto alla città attuale. Anche qui, come a Cerveteri, rimane l'architettura funeraria. Le circa 6.000 tombe identificate nella necropoli dei Monterozzi risalgono al periodo tra il VI e il II secolo avanti Cristo. I muri dipinti delle camere sepolcrali sono un prezioso esempio di pittura antica e permettono di conoscere una civiltà che ha lasciato pochissimi documenti scritti. I colori vivaci dovevano contrastare l'oscurità della morte, mentre i grandi felini sorvegliano i sepolcri per proteggere il sonno eterno dei defunti. Nella tomba degli auguri, la porta dipinta rappresenta la soglia per l'aldilà, affiancata dal compiersi di un rituale o di una cerimonia funebre. Le scene di vita quotidiana, come i banchetti, i giochi e le danze,
accompagnavano il defunto con l'atmosfera familiare e vivace della vita terrena. Da queste immagini emerge anche il ruolo della donna, che, ritratta con colori chiari, prendeva parte alla vita sociale della comunità. Le necropoli sono lo specchio di un'epoca florida per la civiltà etrusca, sopravvissuta sottoterra alla conquista romana. Una conquista che lasciò nuovi testimoni sul territorio, come l'antico acquedotto. Le mire espansionistiche dei Romani crebbero nel secondo e primo secolo avanti Cristo, includendo l'insediamento etrusco di Tuscania. Qui si raccoglievano le materie prime dirette a Roma. Tre chilometri di mura rimangono a proteggere buona parte del centro medievale di Tuscania, punteggiate dalle torri di vedetta. All'interno della cerchia, gli edifici storici si sono stratificati nel tempo, seguendo le alterne fortune della città. Il luogo di culto più antico di Tuscania, Santa Maria Maggiore, fu eretto sui resti di un edificio romano. Ma la Tuscania medievale era molto più estesa. Arrivava almeno fino alla collina dove resta, spettacolare e isolata, la chiesa di San Pietro. Ha continuato a crescere invece un'altra importante città di origine etrusca. Viterbo, capitale dell'antica Tuscia romana, è una città monumentale che nel nucleo antico concentra grandi esempi di arte medievale. Nel Medioevo la città era organizzata in quartieri che si disponevano attorno a piazzette spesso di forma irregolare, al centro delle quali stava una fontana. Il quattrocentesco palazzo dei Priori si affaccia su Piazza del Plebiscito, da sempre il cuore della vita politica di Viterbo. Da qui si dipanano le vie principali del centro storico verso altre piazze, come quella che prese il nome dalla Fontana Grande. Risale al 200. Ed è la più antica tra le tante fontane monumentali di Viterbo, come quella seicentesca dei Leoni. Tanto le fontane quanto le torri civiche scandiscono la scoperta di Viterbo e dei suoi quartieri, che accolsero numerosi viaggiatori in transito sulle vie Cassia e Francigena. Il prestigio della città medievale si legge anche nella cattedrale di San Lorenzo, accanto al Palazzo dei Papi e alle sue eleganti linee gotiche. Qui infatti, nella seconda metà del 200, segnata dalle lotte tra Guelfi e Ghibellini, si spostò da Roma la residenza di ben 5 pontefici. A quell'epoca, una giovane donna viterbese si distinse per la strenua difesa del Papa. Si chiamava Rosa ed era destinata a diventare la patrona della città, celebrata con un importante rituale. Questa tradizione plurisecolare si deve alla traslazione del corpo di Santa Rosa avvenuta il 4 settembre 1258 per volere del Papa Alessandro IV. Un baldacchino portato da 4 cardinali che sorreggeva il corpo incorrotto della Santa. La traslazione avvenne dalla chiesa di Santa Maria del Poggio fino all'attuale
Basilica di Santa Rosa, dove tuttora riposa il corpo incorrotto della Santa. Da quel giorno tutti gli anni si è ripetuta la stessa processione fino a che questo baldacchino ha assunto le dimensioni di una macchina vera e propria, fino alle attuali 30 metri di altezza, 52 quintali di peso e una base che misura 4 metri ed oltre per 6 metri. A una quindicina di chilometri dalla città dei Papi e di Santa Rosa, la scoperta del territorio di Viterbo passa per Montefiascone, una cittadina che mantiene la sua impronta medievale nel centro storico, alto su un colle, attorno ai resti della rocca e al Duomo cinquecentesco. La cupola della cattedrale si staglia sull'orizzonte del lago di Bolsena. Antico il borgo, antiche le origini del suo celebre vino DOC. Risalgono al 1111, quando un nobile prelato era di passaggio con le sue milizie per proteggere il pontefice. Al seguito aveva un degustatore personale che doveva indicargli i migliori vini locali. Sulla porta di Montefiascone incise per ben tre volte la parola Est, per sottolineare la straordinarietà del vino a cui inconsapevolmente avrebbe dato il nome. Oggi l'Est Est Est è un bianco rinomato prodotto con tecniche moderne, ma da secoli lega la propria storia a quella di Montefiascone, rinnovando ogni giorno il legame antico tra il territorio e la sua lunga tradizione vitivinicola. La natura vulcanica del terreno, che contribuisce a caratterizzare il vino di Montefiascone, lascia una spettacolare impronta visiva nei dintorni, verso Bagnoregio. È la Valle dei Calanchi, fenomeni erosivi del suolo argilloso che, come ferite prive di vegetazione, tagliano i fianchi delle alture. L'instabilità degli strati sabbiosi ha determinato il paesaggio che circonda Civita di Bagnoregio. A causa dell'erosione della roccia su cui sorge, è una città che muore, come scrisse del proprio luogo di nascita l'autore Bonaventura Tecchi. Anche per questo suo destino lento ma inesorabile, il borgo dai vicoli silenziosi di pietra, con le case antiche e le atmosfere medievali, è considerato uno dei più suggestivi d'Italia. Poco lontano si distende il lago di Bolsena, che condivide il nome con la sua cittadina più importante. Un centro di origine etrusca cresciuto attorno al nucleo antico, dove si staglia la mole del castello Monaldeschi. Nella ricchezza di luoghi di culto di Bolsena spicca la collegiata di Santa Cristina, che la tradizione vuole legata a un miracolo commemorato ogni anno per il Corpus Domini. Di fronte a Bolsena, sulla sponda opposta del lago, un altro antico borgo si protende nell'acqua. È Capodimonte, ex possedimento del Ducato dei Farnese, che qui eressero il castello a pianta poligonale.
Nei 114 km quadrati d'acqua che fanno del lago di Bolsena il secondo bacino dell'Italia centrale dopo il Trasimeno, emergono due isole. La Bisentina è la maggiore e accoglie un altro palazzo dei Farnese, mentre la Martana conserva resti più antichi di edifici medievali immersi nel verde. Cultura e natura, un binomio frequente capace di raccontare la bellezza del Lazio.